Parlare di dialetti e neologismo è un tema che affascina, se messo nel contesto di un premio letterario, acquista impegno e approfondimento. Così è stato per la 16ª edizione del premio letterario Zingarelli, svolto sabato 28 settembre a Cerignola nel Foggiano, nella cornice di Palazzo Fornari. Un evento diviso in due parti, quella mattutina in cui si è parlato del tema citato, con protagonista Nicola De Blasi dell'Accademia della Crusca, unito alla premiazione delle scuole partecipanti. Poi la parte serale, in cui è emerso un bel viatico per il prossimo argomento per la successiva edizione Cerignolesi o Cerignolani, organizzato dall'Associazione Motus con i patrocini del locale comune diocesi, unitamente a UniFG e Regione Puglia, ha visto anche premiati ospiti importanti: Ettore De Concilis, autore del Morales di Vittorio, Daniela Dolci, figlia dell'attivista per la pace e pioniere dell'azione non violenta, Lucio Schiuma, pluripremiato autore e saggista, con ben 78 premi letterari conquistati a livello nazionale. Stesso De Blasi, di cui abbiamo parlato poco fa, Luigi Gagliafa, un imprenditore che ha avuto un'iniziativa innovativa e rivoluzionaria per il Sud Italia, la creazione di una produzione di idrogeno centrale nella città opantina, che ha ricevuto il premio Non Omnia Possumus Omnes. Nel corso della serata premiate le sezioni poesia inedita e edita, in una serata fresca ma sopportabile. Fino a poche ore fa sembrava estate.